Belli belli e benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi, come avrete letto dal titolo, è il video dei preferiti del 2020. Avendo già fatto il video dei flop 2020 che vi linko nell'info box, era ora di fare il video dei top del 2020. In realtà ho aspettato fino all'ultimo perché un libro presente all'interno di questa classifica non è cartaceamente in mio possesso, perché la mia copia è a casa di Chantal. E ovviamente con tutti questi DPCM, ti puoi spostare, sacco pieno, sacco vuoto, non siamo stati capaci di incontrarci e di vederci, e non siamo neanche riusciti a spedirci le reciproche cose, perché tipo io a casa mia ho cose che devo dare a Chantal, cose che devo dare a Camilla, cose che devo dare a Giada, dovrei andare tipo in posta a fare una spedita generale. Ma ciancio alle bande e bando alle ciance, iniziamo subito con il primo libro preferito dell'anno. Allora, diciamo che parleremo un po' come viene, un po' come ce la si sente, non in ordine cronologico perché manco me li ricordo. Partiamo dal libro più letto nel 2020, ovvero The Hating Game, che vi metto qui, ma che ormai vi siete imparati a memoria. Se l'hai imparato a memoria pure Pasquale, che sicuramente quando andrà ad editare questo video dirà: ma lo leggo un'altra volta, sì. Questo perché, per chi non lo sapesse, per chi non avesse seguito gli altri miei video, The Hating Game di Sally Thorne, che è stato pubblicato anche in Italia da HarperCollins con Ti odio ma ti amo, ti odio ti amo, vabbè, titolo orribile, ma vabbè, è stato il libro che più ho letto nel 2020. Attenzione, cosa significa che più ho letto? Significa che io ho letto questo libro nel 2020 la bellezza di 6 volte. Già, l'ho letto una volta a fine 2019, poi l'ho letto 3 volte a marzo, il 25, il 26, il 27. Tutti e 3 giorni, cioè lo leggevo, lo finì. E poi il quarto giorno ho deciso di ascoltare l'audiolibro. Poi l'ho riletto, tra lui e agosto, però non l'ho manco segnato su Goodreads, che era inutile. E poi, cioè l'ho riletto giusto così per fatti miei. Poi l'ho riletto seriamente a dicembre, perché volevo chiudere l'anno con un libro che mi piaceva, e quindi l'ho riletto a dicembre. Ho parlato talmente tanto di The Hating Game che credo che a questo punto sia pure inutile che vi parlo, cioè che vi parlo della trama, perché che io vi parli della trama, perché è veramente allucinante. Parlo sempre solo di questo libro. È un enemy to lovers, ambientato nell'ufficio di una casa editrice, con due colleghi che si odiano a morte, e ne faranno anche un film su cui io sono profondamente dubbiosa, ma vabbè, fa niente. E se vi capita, recuperatelo, perché secondo me è molto molto valido. Secondo libro che mi è piaciuto tantissimo, in realtà sono due libri, allora non sono libri che brillano per come si dice, non è che siano libri fantastici, però a me sono piaciuti molto, soprattutto perché li ho letti durante la prima quarantena, non leggevo da gennaio, vi ricordo tutta la cosa che ho avuto, tutti questi blocchi del lettore nel 2020, ed è la saga di Aurora. Aurora Rising, che vi metto qui, e Aurora Burning, che vi metto qui. Praticamente a marzo è uscito in Italia Aurora Rising, pubblicato da Mondadori, scritto da Amy Kaufman e J. Christoph. E direte voi: Ileana, ma te ti aveva fatto cagare il Lumine di Amy Kaufman e J. Christoph? Com'è che Aurora Rising ti è piaciuto? Quello che a me ha dato fastidio di Lumine è stata anche l'impostazione del romanzo, ovvero quella che fosse fatto di file, conversazioni criptate, parole cancellate, ma abbiamo fatto girare un po' le balle. Invece Aurora Rising è scritto dal punto di vista di tutti i personaggi diversi che fanno parte di questa spedizione. Di Aurora Rising sul mio canale Instagram c'è la recensione divisa in due parti, che vi lascio qui sotto nell'info box, così diciamo non ve ne parlo tantissimo. Ma praticamente c'è questa accademia, sì, ci troviamo nello spazio, in cui praticamente il protagonista, che è Tyler, deve fare l'ultimo esame per praticamente avere la sua squadra, essere mandato nello spazio a fare delle missioni. La sera prima dell'esame, per rilassarsi, decide di fare una cosa sotto banco, ovvero quella di andarsi a fare una nuotata nello spazio, una cosa che in teoria è illegale. Facendosi questa nuotata nello spazio, viene in collisione, attraversa un barco, un portale, vabbè, una di quelle cose spaziali, ci entra dentro, esce dall'altro lato dell'universo e atterra su questa navicella, all'interno del quale trova una ragazza addormentata che si sveglia proprio nel momento in cui lui atterra sulla navicella. Quindi lui si vede costretto a salvarla, portarsela indietro, e quando riatterra all'interno, diciamo, della base spaziale, viene ovviamente sgamato, si perde l'esame perché viene interrogato
su perché abbia trovato questa ragazza, sul fatto che lui fosse fuori dalla sua camera la sera prima dell'esame. Quindi si perde l'esame, lui che era il primo dell'accademia. Quando tu fai l'esame hai la possibilità di sceglierti i cadetti che faranno parte della tua squadra. Di conseguenza, cosa succede? Che gli rimangono gli scarti. I reietti dell'accademia, i reietti della società, la sorella è l'unica che si tira fuori volontariamente per far parte della sua squadra, la sorella e la sua migliore amica. Gli altri sono degli alieni di altre razze che vengono, diciamo, scartati, sono tenuti a debita distanza dal resto dell'accademia. E ovviamente lui poi si dovrà carriare appresso pure la ragazza che si è risvegliata, che è Aurora, tenendo conto che, diciamo, il pianeta su cui vivono si chiama proprio Aurora, o il pianeta o la base spaziale. Molto figo. Non brilla per fantasticume, non è super mega fantascientifico, è semplicemente un romanzo di intrattenimento che mi ha proprio alleggerito il cuore all'inizio della quarantena, quando volevo solo spararmi in bocca. E ho letto poi subito dopo Aurora Burning, che è il seguito, ancora inedito in italiano, credo debba uscire forse il mese prossimo, ma non ne sono sicura, di cui ovviamente non posso parlarvi perché se non avete letto Aurora Rising vi farei sicuramente spoiler, cioè parlandovi di Aurora Burning vi farei sicuramente spoiler. Tra l'altro delle copertine fantastiche disegnate da Charlie Bowater, che è la, tipo l'illustratrice ufficiale di Sarah J. Maas. Questi primi due volumi mi sono piaciuti veramente tanto. Altro libro che mi ha fatta impazzire, 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 è stata La nona casa di Leigh Bardugo, che vi metto qui. La nona casa, la cui copia è momentaneamente a casa di Chantal, era il libro più discusso dell'anno e io temevo che non mi sarebbe assolutamente piaciuto. Avevo anche vagamente tentato di leggerlo in italiano. Sciocca bambolina, questo gioco non fa per te. Leggere la Bardugo in inglese, con la nona casa intendo, perché io l'ho letta sia per Six of Crows, Crooked Kingdom, che per tutta la Grisha Trilogy. L'ho letta in inglese, mi sono letta La vita dei santi, mi sono letta Language of Thorns, mi sono letta... Che ha scritto più? Che ha scritto più? King of Scars non l'ho ancora letto, ma vabbè, la so leggere la Bardugo in inglese. Ma la nona casa... Ho letto tipo le prime 30 pagine, ho letto e non ho capito niente. Sono stata felicissima di averlo letto in italiano perché probabilmente in inglese mi sarei persa tanti dettagli, tante sfumature, mi sarei persa veramente tante cose. La protagonista è Alex Galaxy Stern, che è un po' una ragazzetta sbandata, c'è un po' i cazzi suoi che le girano per il cervello, un po' un uso smodato di droghe. Ma è andata bene a scuola, la madre non se la piscia di striscio e vede i fantasmi ed è stata accettata a Yale senza aver mai fatto domanda. Cioè, assurdo. Questo perché la sua capacità di vedere i fantasmi, che è genuina ed è reale, viene, diciamo, tenuta in grande considerazione all'interno delle case di Yale. Praticamente questo perché si suppone che nelle grandi università ci siano queste case, chiamiamole esoteriche, di magia, in cui appunto Alex viene, affidata ad un mentore, che è Darlington, che la odia per mano alla legge perché il suo scopo era tutt'altro. Poi l'hanno appioppata sta ragazzina che non capisce niente, non sa niente della nona casa, probabilmente non si è mai letto i manuali. È un po' come se, un po' come quando a Hermione hanno infilato involontariamente Ron e Harry e lei si era letta la storia di Hogwarts e loro non sapevano neanche che il tetto era un'illusione. Siamo un po' agli stessi livelli. Quindi Darlington si sbatte proprio assai per cercare di farle entrare un po' di sale in zucca. A un certo punto. E allora, la narrazione è molto strana, alterna un capitolo del passato con un capitolo del presente, quindi non vi voglio dire neanche cosa succede nel presente perché vi spoilererei, però ha una fine pazzesca, è violento, è crudo, ci sono tanti trigger warning, non è per i deboli di stomaco, è veramente, veramente terribile da alcuni punti di vista, cioè mi è venuto il magone, mi si stringeva lo stomaco, però cioè cazzo, Leigh Bardugo è proprio brava. Cioè io speravo che questo libro non mi piacesse per dire cazzo, ovviamente c'è qualcosa che Leigh Bardugo non sa fare, e invece no, è veramente bellissimo, mi è piaciuto da morire, e l'ho consigliato a chiunque, veramente dicendo, non secondo me nel libro per te, però secondo me te lo devi leggere, quindi non a casa, proprio nei top di questo 2020. E sempre rimanendo in tema di nona, non potevo non citare Gideon la nona di Tamsin Muir nella splendida traduzione di Tegamini, che
sarebbe Francesca Crescentini. Di Gideon la nonna vi ho parlato e straparlato, ve ne ho parlato approfonditamente in ben due video che vi linko nell'info box. Vi basti solo sapere che la nona casa è l'ultimo paese in culo al mondo nell'universo in cui vive Gideon, che tutto questo loro universo delle varie case è basato sul culto del supremo dio Imperituro, che non si è capito che fine ha fatto, probabilmente si è ritirato a vita privata. Del sacro sepolcro che deve rimanere sigillato, non sia mai lo aprono, succederà la guerra europea se lo aprono. Quindi quelli della nona casa stanno a guardia del sepolcro sigillato, vengono indotti degli Hunger Games, perché quelli sono degli Hunger Games, praticamente vengono richiamati alla prima casa, si devono battere contro degli esseri, cercare di risolvere degli indovinelli, giungere comunque alla fine del labirinto per acchiappare il calice di fuoco. Veramente, personaggi pazzeschi, descrizioni pazzesche, cioè a un certo punto sentivo la puzza di umido nel naso mentre leggevo, la puzza della muffa, la sensazione della polvere sulla pelle, perché come vedete lei si trucca come los dios de los muertos, quindi ha queste pitture facciali che sono tipiche della nona casa. E tra l'altro lei deve fare la paladina della reggente della nona casa, ovvero Harrow the Ninth, che è descritta come bassa, magra, rinsecchita, perennemente arrabbiata, con questi capelli neri, sta facci pest, mentre ovviamente Gideon ha questi capelli rossi, sti bicipiti, sti muscoli, è super fantastica. E niente, è stato uno dei libri più belli che ho letto durante quest'anno, se non proprio il più bello. E anche questo è pieno di violenza, scene volgari, parolacce, linguaggio scurrile, gente a cui cadono gli intestini, tutto, tutto molto bello. Gideon è il libro che pensavo mi facesse cagare, invece l'ho amato profondamente, un po' come La Nonna Casa, e anche un po' come Middle Game di Shannon Maguire, di cui vi ho già parlato anche di questo ampiamente. È la storia di due fratelli gemelli, Roger e Dodger, un po' fantascientifico, che separati alla nascita, creati in laboratorio da Reed, troveranno il modo di comunicare mentalmente tra di loro e di ritrovarsi nonostante l'universo cerchi di impedirlo, perché uniti hanno un potere che può distruggere e rifare completamente da capo il mondo. In copertina una bella mano della gloria e vi passa la paura, bellissimo, anche questo nella lista dei libri che pensavo mi facessero cagare, che non avevo neanche richiesto e che mi terrorizzava, invece mi è piaciuto moltissimo, tanto da farlo leggere anche a Pasquale Monroe, che ha molto apprezzato. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Standalone, adoro Standalone. Nasce, cresce e muore lì, ma punto basta, adoro, perfetto. Altra saga che ho iniziato nel 2020, finito nel 2020, letta tutta e amata fino alla follia. Le vendite della Fanucci sono tipo triplicate da quando Gabriella ne ha parlato, perché è stata lei a obbligarmi moralmente a leggerlo, e così tutto il gruppo dei capelli lirici, una cosa meravigliosa e fantastica, è stata la saga di Winter Night. L'orso e l'usignolo è il primo e ve lo metto qui. Poi il secondo è La ragazza nella torre, ve lo metto qui. Il terzo invece è L'inverno della strega e ve lo metto qui. Comunque, la saga di Winter Night è comunemente conosciuta all'internet come Orso e Uccello. Questo perché appunto l'orso e l'usignolo noi abbiamo tradotto con, cioè abbiamo abbreviato con Orso e Uccello. Ambientato nella Rus' del 1300 c'è la nostra protagonista Vasia, Vasilisa Petrovna, che praticamente fin da bambina è stata l'ultima figlia di sua madre Marina prima che lei spirasse, perché la nascita di Vasia purtroppo ha portato alla sua morte, l'unica figlia che le somigliava in tutto e per tutto, perché ci viene fatto capire che Marina aveva dei poteri soprannaturali. Poteri che ha anche Vasia, ovvero Vasia ha la possibilità di vedere i civerti, civerti, civerti. I civerti sono come the merry people per gli irlandesi, scozzesi, inglesi, ovvero il piccolo popolo, il popolo fatato, che però in realtà, come civerti, sono più anche delle creature cattive del folklore, cioè c'è la Rusalka, che non è nient'altro che tipo Anna dei Jenny Dentiverdi, oppure il Kelpie. Quindi la Rusalka è associabile a una di queste figure inglesi, per farvi capire, c'è lo spirito del focolare, lo spirito del cortile, quindi sono tutti spiriti che lei vede mentre il resto della famiglia non li vede, e che la spingono a cercare di proteggere la sua famiglia proteggendo i civerti. L'arrivo, ovviamente, la saga di Winter Night segue la crescita di Vasia, quindi noi partiamo con una Vasia bambina
all'interno dei tre romanzi si dipana questa avventura in cui ci viene spiegato non solo con un tono fiabesco tutta la storia, ma ci viene spiegato l'amore per il popolo, per la patria, per la propria famiglia, fino a diciamo, sacrificare tutto pur di andare contro il nemico. Il nemico in questo caso è Constantine, che è un prete. Allora, avete presente le vibes Frollo e Smeralda? Uguale, base a Constantine, Frodo e Smeralda, best friends forever. E perché Constantine è un prete cattolico, arriva in questo paesino con la speranza di eradicare il paganesimo e quindi di instaurare la paura dei demoni e il desiderio di votarsi a Dio. Questa pratica indebolisce i cerchi perché la gente smette di credere in loro, smette di mettere il piattino di latte fuori la porta, cioè quindi di avere delle attenzioni per il popolo fatato del folklore che ovviamente li mantiene forti ed è in grado di permettere a loro di proteggere la casa e subiscono l'attacco dell'orso. L'orso è Medved, ovvero la parte dell'inverno che ammazza tutti. All'interno di questo romanzo c'è anche la figura di Morozko, che è il dio reale dell'inverno, Medved è la sua controparte, che è anche il dio della morte e della fine di tutti gli uomini. Quindi lo scopo di Morozko è sempre impedire che l'orso si risvegli, perché altrimenti porta il caos sulla terra. Tutta questa mitologia russa, questo folklore che si fonde con l'avventura di Vasya, io trovo che sia estremamente poetica, è stata una delle saghe più belle e io mi rifiutavo di leggere l'Arden perché era stata paragonata a Naomi Novik. E sapete quanto io odio Naomi Novik, che è quella che ha scritto Uprooted. Cioè io veramente mi rifiutavo, era stata paragonata a quella e a Frances Hardenich, che ha scritto L'albero delle bugie, A Skinful of Shadows, che in italiano si chiama La voce delle ombre, che ho letto e non mi è piaciuto. Quindi mi sono sempre rifiutata di leggerla, poi Gabriella ci ha moralmente obbligato, inviandoci questi screenshot di quando Constantine e Vasya si incontrano la prima volta e quindi dicendo ci sono le vibes alla Frollo di Smeralda, leggetelo, ci siamo innamorate tutte, lo abbiamo divorato tutte. Ultimo ma non meno importante, uno dei miei libri preferiti dell'anno, tanto chiacchierato, tanto odiato dalla gente che a me frega cazzi, ed è Crescent City di Sarah J. Maas. Io sono una masiana fatta e finita, fan di Sara Giovanna delle Masse, scrivici la vita, ti prego. Tra l'altro, tra poco uscirà il libro su Inessian, manca pochissimo, io sono in super hype, l'impressione non mi piacerà, vorrò solo spararmi in bocca se fa la stessa fine di Aquafas, mi ammazzo. Crescent City, quindi House of Art and Blood, ci troviamo in questo mondo fey parallelo in cui comunque c'è anche la tecnologia, ci sono i telefoni, c'è internet, cioè è praticamente come una sorta di urban fantasy, però in cui la città, la parte della città dove vive la protagonista, che è Bryce Quinlan, che è una mezzosangue, quindi una mezza fae, praticamente è alternata e affiancata da altri quartieri dove ci sono tutti i lupi mannari, tutti chiamiamoli demoni, tutti i vampiri, tutti i fae che vivono nella loro corte dell'autunno. Cioè, posso presentare nessuna corte, solo la corte dell'autunno. Cioè, il re della corte dell'autunno è praticamente la copia del padre di Lucien. Vabbè, lasciamo stare. Però ci sono anche gli angeli, cioè Sarah J. Maas praticamente si sarà letta assai, proprio assai, tutto di botto, tutti gli Shadowhunters. E poi ecco che cosa mi ero dimenticata di mettere dentro ai libri: gli angeli, Dio, i serafini. Ma perché non metterceli? Perché stanno pure le streghe poi, streghe che sono la copia delle 13 di Manon Becconero, ma vabbè. Comunque. La protagonista ha questi amici. Allora, questa cosa è spiegata qui, nella quarta copertina. Ok? Tutto a posto. Io non l'avevo letta e l'avevo rimossa. Questa c'ha degli amici, bla bla bla, muoiono tutti a pagina 3 e lei dopo 2 anni ancora non si è ripresa da questo omicidio di cui non hanno trovato il colpevole. Comunque, viene rimessa in gioco questa indagine e viene mandato nel suo quartiere l'Umbra Mortis, ovvero praticamente l'angelo della morte, che è uno degli angeli più, un angelo caduto, infatti in fronte c'ha la corona di spine, perché si è ribellato a Dio tanti secoli prima. E questo angelo praticamente è colui che dovrà seguire l'indagine insieme a Bryce, perché si è stato fatto un attentato alla sua vita perché lei è una possibile testimone.
E di conseguenza, ovviamente, quindi tutto il romanzo è su queste avventure. La pecca del romanzo, nonostante io abbia dato boh, 5 stelline perché io amo la massima, va tutto a posto, sono le prime 100-150 pagine molto difficili da seguire perché è tutta una serie di spiegoni del world building, di tutte le razze, di tutte le religioni, tutta una serie di cose, una sorta di info dumping di cui tu non hai minimamente bisogno perché non stai capendo niente. È un bel malloppo di 800 pagine, quindi capirete che non è facile da seguire, però devo dire che a me è piaciuto tantissimo, l'ho finito in pochissimo, perché appunto passato l'ostacolo delle prime 150 pagine, scorre liscio come l'olio e anche ancora una volta Sara J. Maas me l'ha fatta e mi ha fatto innamorare di lei. Bene ragazzi, io il video lo chiudo qui, ho parlato abbastanza, spero che vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per stare sempre aggiornati su quando pubblico un nuovo video, vi lascio tutti i link ai video precedenti, ai miei social, ai libri nell'info box, compreso il mio link di affiliazione Amazon e niente, io vi ringrazio per aver guardato il video fino ad adesso, vi lascio al prossimo video, vi mando un bacio, ciao a you!